Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, tutti quanti siamo radunati dalla Chiesa, da Gesù attraverso la Chiesa, come abbiamo sentito nell'epistola di oggi tratta dal profeta Gioele. C'è un raduno generale, un'assemblea generale per fare digiuno e penitenza. Le cose vanno male per Israele. Il profeta Gioele chiama a questo digiuno, ma chiama veramente tutti, come abbiamo sentito, persino i bambini, persino tutti quanti, lo sposo, la sposa, il sacerdote, ogni categoria di persona, di persone chiamate a fare penitenza attraverso il digiuno, la rinuncia, la preghiera, addirittura abbiamo sentito le lacrime, eccetera. Perché che cosa c'è da fare? C'è da implorare, non fanno più rinunce, non fanno più penitenza, anche la vita cristiana è concepita in un modo che non è quello giusto. Perché se noi nasciamo col peccato originale, quindi siamo radicalmente peccatori, cioè nel profondo del nostro essere, si nasce così, si nasce con questa corruzione, con questa malattia, con queste inclinazioni al male, a cui il battesimo e gli altri sacramenti pongono un rimedio, pongono un confine, una moderazione, ma le inclinazioni rimangono. La nostra natura ha questo. Non possiamo vivere tranquillamente come se fosse una passeggiata la nostra vita cristiana. Se non c'è, se non crediamo più, come tante persone purtroppo, nel peccato originale, che cosa succede? Succede che non c'è bisogno di Gesù Cristo. Succede che siamo tutti buoni, che nasciamo buoni, che bisogna lasciare le persone, i bambini, eccetera, libere di esprimersi come vogliono. Perché non c'è il peccato originale, non c'è da correggere nessuno, non c'è da né noi dobbiamo limitare noi stessi, insomma. E invece la penitenza e la rinuncia servono proprio questo. A limitare e tenere a freno le passioni che potrebbero travolgerci. Se il Signore non ci avesse messo la mano sulla testa tante volte, e se il Signore non ci avesse aiutato con la sua grazia, cosa saremmo noi adesso? Come i pagani di un tempo, o come quei pagani, come quelle persone che stanno ritornando pagane, perché il mondo adesso è ritornato al paganesimo, senza la grazia di Dio, senza comandamenti, senza morale, tutto in piena libertà. Noi invece vogliamo ritornare al Signore. Abbiamo sentito nell'Epistola che il Signore si lascia commuovere da questi dalla pratica quaresimale, quando è ben fatta. Dice il Signore: laceratevi il cuore, ma non le vesti. Non serve lacerarsi le vesti, no? L'abitudine che avevano gli ebrei di stracciarsi le vesti per esprimere sdegno, eccetera. No, non bisogna lacerarsi le vesti, bisogna lacerarsi il cuore. E anche Gesù nel Vangelo dice che queste cose vanno fatte davanti a Dio Padre. Non è importante che gli uomini vedano, che gli altri vedano, che io faccio certe cose. Deve essere il Padre nel nascondimento della mia stanza, insomma,
quando io sono a tu per tu con lui nella preghiera, deve essere il padre a vedere sinceramente che io mi sto pentendo, che sto riconoscendo i miei peccati, che sto facendo qualcosa per migliorare, eccetera. Quindi una penitenza sincera. Oggi si parla di digiuno, vedete, è giornata di digiuno. La Chiesa ha dato alcune indicazioni molto generiche e molto semplici da mettere in pratica, perché vanno proposte a tutti i cristiani, quindi il digiuno quaresimale del mercoledì ci deve unire tutti quanti. Però poi ognuno è libero, all'interno di queste indicazioni, di esprimere come vuole, come può, il proprio pentimento davanti al Signore. Quindi se noi vogliamo, specialmente al giorno d'oggi, ottenere benedizioni, allontanare punizioni, mali, eccetera, dal mondo, bisogna necessariamente passare attraverso una purificazione personale, ecco. E soprattutto nell'epistola si dice che il Signore le nazioni, cioè i popoli pagani, ci scherniscono, dice il profeta Gioele, no? Siamo diventati oggetto di scherno alle nazioni, ai popoli pagani. È proprio così. Chi non è cristiano e chi non è fedele di Cristo viene schernito al giorno d'oggi, viene preso in giro, perché di fronte al mondo siamo veramente così, insomma, anche noi. Se vogliamo, ecco, che la Chiesa ritorni anche ad essere il faro di luce piuttosto per le persone lontane da Dio, bisogna passare attraverso la purificazione. Ognuno deve fare il cammino personalmente. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.